Mi devi parlare, Marv. Devo fare pace con te prima di partire. E io non la faccio, così devi restare. Dopo che siete nati voi, tua mamma mi ha detto una cosa che non avevo mai capito. Ha detto, ora? Siamo qui solo come ricordi per i nostri figli. Credo di aver capito che cosa voleva dire. Quando diventi genitore, sei il fantasma del futuro dei tuoi figli. Hai detto che i fantasmi non esistono. È così, Marv. Marv, guardami. E io non posso essere il tuo fantasma adesso. Io devo esistere. Loro hanno scelto me. Marv, hanno scelto me, hai visto? Sei tu che mi hai portato lì. È proprio per questo che non puoi andartene. Sono riuscita a capire il messaggio. Una parola. E sai qual è? Marv. Resta. Il messaggio è resta, papà. Marv. Tu non mi vuoi credere perché... Guarda i libri, guarda qui. Dice resta. Perché non mi vuoi ascoltare? Dice resta. No, io tornerò. Quando? Uno per te, uno per me. Quando starò lassù nell'ipersonno, o viaggiando quasi alla velocità della luce, o vicino a un buco nero, il tempo cambierà per me e andrà molto più lento. Quindi, quando tornerò, Marv, li confronteremo. Il tempo sarà diverso per noi. Sì. Chi può dirlo? Quando sarò tornato, magari avremo la stessa età. Io te penso. Cosa? Riesci a immaginarlo? Marv. Tu non hai idea di quando tornerai. Non hai la minima idea! Marv. Marv, non farmi partire così. Andiamo, Marv. Non farmi andare via così, non farmi questo, ti prego. Ti voglio bene. Per sempre, mi ascolti. Ti voglio bene per sempre. E ti prometto che tornerò. Tornerò, Marv. Come è andata?